Alla salute. Allora, alla salute che vuol dire? Che l'acqua trattiene la memoria, quindi dice alla salute e bevo. Ma dice, ma cosa fai? Il brindisi con l'acqua? E che cosa devo fare con sostanze fermentate che distruggono il fegato? Cin cin, e cin cin morirai. Noi viviamo in una società in cui non ti vuole morto, perché ogni morto è un cliente perso, e non ti vuole sano, perché ognuno che è sano è un cliente perso. Allora che, come ti vuole? Io l'ho chiesto al medico di base, giorni fa mi ha detto, ti vuole malaticcio. No, io che sono più esperto di te nello spiegare le cose, io ho detto, questa società ti vuole né sano né morto, cioè non ti vuole sano neanche morto. Di essere in uno stato cronos, greco vuol dire tempo, in uno stato cronico, continuo, di malattia costante. Allora io volevo fare un bel video, spiriti eterni e libri da maschere temporanee. Ma noi abbiamo una maschera? In teoria sì, in pratica non dovremmo averla, perché la parola persona vuol dire maschera. Se uno va a studiare il latino, il greco, ma quindi ho visto delle persone. No, hai visto delle maschere. Ma chi, da chi sono formate queste maschere? Dalla cultura. Cioè uno nasce in una famiglia, tipo io, nasco in una famiglia e mi dicono tu sei un Cerquetti. Ma se mi potevano dire tu sei uno scemo, uguale, cioè nel senso. Ma come un Cerquetti? Cerquetti cosa? C'ha un nome. Giorgio. Giorgio viene da Castel San Giorgio. Perché poi a me mi è andata bene, essendo la famiglia Cerquetti che veniva da Cerqueto nelle Marche, Cerqueto, la Cerqua, Marche del Sud, mi è andata bene perché mio nonno di padre si chiamava Pirro, quello che ha vinto e ha perso, no? La moglie, mia nonna, Iside, cioè immagini a letto che succede tra Pirro e Iside, una guerra di Troia, cioè nel senso. E ride ogni tanto. Il padre di mia madre, Tito, cioè, poi i vari diramazioni, Aristide, Muzio, Annunziata, quindi avendo un castello, Castel Trosino si chiamava un castello che era stato un monastero, Castel San Giorgio, ma è andata bene, Giorgio è andata bene, ma io in realtà non mi sento Giorgio, mi dice ma no come ti senti? Mi sento vivo, come ti senti? Se uno mi dice, ma tu chi sei? Un essere vivente. Momentaneamente, Giorgio Cerquetti mi ha dato il nome, ho accettato. No? Queste maschere temporanee rischiano di falsificare la nostra vera identità. Siamo spiriti eterni, eterni. Mettendo delle false informazioni, nel computer si chiama il virus. Nella salute il virus, cioè un elemento che va contro il sistema organizzato, l'organismo. Quindi noi siamo spiriti eterni. Una volta uno mi ha detto, ma tu hai un nome spirituale? Ma sì, Hare Krishna, cioè. Ma allora come vuoi essere chiamato? E io dissi, ma lo ricordo, vorrei essere chiamato così, ehi tu. E uno pensava che era sanscrito, invece era, ehi tu, io mi giro chi io? Ehi tu, e poi tu di chi io? Oppure dici, guarda che sta parlando con te, no? Noi non abbiamo nome, però accettiamo un nome. Anche la faccia non è la nostra faccia. Perché se io nella carta entità metto la faccia della prima comunione, dici, ma che faccia hai messo? È la faccia di quando ero in contatto comunione con Dio. Quindi la faccia cambia, nome e cognome no. Poi c'è il nomignoli, il soprannome. È tutto un bluff. Ma allora chi siamo? Spiriti eterni. Momentaneamente nel mondo materiale, con una cultura che ci fa credere che siamo qualcun altro. Ma qualcun altro chi? A me mi hanno fatto credere che io sono Giorgio Cerquetti. Per cui se lui arriva, dimmi, tu chi sei? Di. Giuseppe. No, no, a me, tu devi dire a me, chi sei? Chi sei tu? Io sono Giorgio Cerquetti. Perché non si vede? Quindi uno lotta tutta una vita per affermare un nome, un cognome, poi muore e non sa più chi è. Quando io da bambino dicevo queste cose, dicevo, ma come fai a saperlo?
Poi, per fortuna, è venuto Alzheimer. Alzheimer, sai chi è? Un tedesco? No. È un tedesco, un tedesco. No, un tedesco, Alzheimer è un tedesco. Che era in concorrenza con Parkinson. No? Allora, è arrivato Alzheimer, dove Alzheimer, il tedesco, l'hanno chiamata Alzheimer, dice, la madre dice al figlio, il padre, questo è il padre, io il padre, dico al figlio, dico, scusi, lei chi è? E tu dici, ma sono tuo figlio. Ma sono tuo figlio. Ma da quando? Allora lui comincia a pensare che io ho l'Alzheimer. Io ho l'Alzheimer, ho il Parkinson, ho tutto. Non ci facciamo mancare niente. Quindi adesso sta venendo fuori che c'è gente che non sa chi è, però non è che non mangia. Non è che se uno si dimentica di essere Giorgio Cerqueti, però si dimentica di mangiare, no? Non è che si dimentica di fare la pipì, si dimentica di essere Giorgio Cerqueti, quello che dice, ma sono tuo figlio, tu sei mio figlio, a me non mi risulta. Alzheimer è una malattia che ha fatto sballare più i parenti che non i malati. C'era uno di Osho, un mio amico che è stato 30 anni con Osho, poi lui e la sorella assistevano la madre che aveva 97 anni che non si ricordava più che uno era il figlio e l'altro la figlia. Allora un giorno il figlio, sai, ha fatto 30 anni con Osho, sembra 30 anni di galera, ma un giorno adesso gli dice, senti ti devo dire, cioè il figlio dice alla madre 97 anni, ti devo dire una cosa, che cosa? Tu sei mia madre. E quella fa, ah, io sono tuo figlio, ah, ma hai capito? E lei fa, sì, hai detto che tu sei mio figlio e io sono tua madre. Allora lui dice, ha capito? Allora gli fa, hai capito? Sì, ma che cosa hai capito? Che io sono tua madre e tu sei mio figlio. E quindi è una cosa grossa, gli fa, la madre. Cioè, quindi non è che non ragiona, cioè, sono tua madre. Allora molti si chiedono, ma dov'è questa che morirà? Dove andrà? Lassù, lassù. Per cui muore David Bowie e lassù che canta con Elvis Presley. Cioè, quindi se uno allora faceva il pirla qua, fa il pirla anche lassù. Cioè, i cantanti con i cantanti. È morto Buongiorno, giornali, cioè, incontrerà Corrado. Cosa c'è? C'è il paradiso diviso in settori, presentatori, artisti, troie, c'è anche troie. Dice, è morto una troia, ma veramente? Ma di che cosa è morto? Mal di cuore, cioè, ciacca del cuore. Cioè, no. Ah. Poi molti confondono la parola troia con la parola prostituta. Cioè, una volta una che veniva spesso a trovarmi mi ha detto che io sono circondato da troie. Io ho detto, ma per fortuna che sei tu che mi informi, io non me la raccordo. E un'altra ha detto, prostitute, ma no, un momento, ho detto, tra una troia e una prostituta c'è la stessa differenza che c'è tra una società o a responsabilità limitata o società per azione e una onlus che fa beneficenza, no? E quello dice, con beneficenza, cioè una donna troia è una donna che fa beneficenza, ho detto beneficenza, nel senso che fa gratis. Cioè, abbatte il mercato del mercimonio, no? Giusto? Vado bene, vado avanti, sì. No. Ci ha fatto il monumento ai caduti, al milite ignoto e alla troia nessun monumento. Ma una che fa godere 5.000 uomini nel corso di una sua incarnazione, ma quella fa di un monumento, no? Niente. Oh. Perché c'è la confusione tra la prostituzione e la beneficenza. Oh, se non hai capito, ti riguardi il video dopo, non è che mi guardi a me, no? Guarda il video, no? Questa società maschilista fa sì che il carnevale dura tutto l'anno. Attenzione, no? Allora, perché i latini dicevano semel in anno, licet insanire. E lecito andare fuori di testa, insanire, una volta l'anno. Ma non è vero niente, perché c'è gente che è fuori di testa tutto l'anno,
non perché a Natale, a Carnevale si veste da Zorro, si veste. E, che, e qual è il Carnevale, da che cosa è caratterizzato? Dai costume, no? Attenzione al costume. Noi la parola costume, la maggior parte delle persone l'ha associata a costume da bagno, o al costume a Carnevale, no? Costume da bagno, ecco. Io penso che la cosa più squallida che possiamo fare agli spiriti incarnati in corpi femminili sul pianeta Terra è il bikini. Il bikini. Molti pensano che il bikini è il massimo della trasgressione, della libidine, invece è il simbolo della repressione sessuale. No? Infatti non a caso la parola bikini, proprio la parola bikini, viene da un'isola dove avevano esploso una bomba atomica. No? Allora, questo che ha fatto sto costume da bagno, reggiseno e slip, non sapendo come chiamarlo, ha chiamato bikini. Perché? Perché è squallido? Perché se tu pigli una a giugno, gli metti un bikini e la mandi al mare, metti anche una volta alla settimana, a fine agosto, gli dici mettiti nuda, vedi questa che c'ha dei pezzi bianchi, dei pezzi neri, e allora bisogna chiedere, ma perché alcune cellule sono senza energia solare? Io ho provato a chiedere, ho detto, ma come senza energia solare? E non vedi, sono bianca. Il bianco vuol dire che non ha energia solare. Allora, queste donne che cosa non hanno ricevuto? Non hanno ricevuto energia solare dove serviva. No? Vedi, una mano sembra una negra, una, e poi qua, no? E quindi dov'è che le cellule sono deboli? Sono deboli nel seno, all'utero, va a vedere l'aumento dei cancri nelle donne, al seno, all'utero. È come se io avessi 5 figli, a 3 gli do da mangiare, a 2 no. Poi arriva uno a trovarmi, vede 2 mezzi cadaveri e 3 cicciottelli. E mi dice, ma perché quelli lì sono così magri? Ma poi gli do da mangiare una volta alla settimana. E perché? Ma così, no? Dico, ma che sei matto? E questi però, no, questi mangiano 3 volte al giorno. C'è una discriminazione. Allora, tu proprietaria delle tue cellule, perché a certe gli neghi l'energia solare? Ogni cellula è un computer biologico che funziona con energia solare, energia mentale ed energia cosmica. Vado avanti? No, nel caso che rinasci, così lo sai subito, no? Quindi la repressione sessuale non è solo mettere il burka, attenzione, il burka, ma anche mettere il bikini. Il corpo nudo non è osceno, il corpo nudo non è un reato, perché allora noi siamo nati nel reato, siamo tutti nati nudi, tutti, però la maggior parte muoiono vestiti. Io, siccome ai tempi di San Francesco non c'ero, ho letto che pare che questo San Francesco prima di morire ha detto 2 cose, uno che lui aveva sbagliato a dire che il corpo è un asino, il corpo, no? L'asino andava preso a bastonate per farlo camminare perché non c'aveva nessuna voglia. E poi lui ha detto prima di morire, spogliatemi nudo, voglio morire nudo sulla terra. Anche lì, io questo è uno dei motivi perché non ho discepoli, chi è furbo? Chi è più intelligente? Il discepolo. Quello, il guru, ha detto spogliatemi nudo, voglio morire nudo sulla nuda terra, ecco, ah, perché ha detto nuda terra, no? Perché la terra è nuda, allora la terra va rivestita d'asfalto, di cemento, no? Perché la terra nuda è nuda, è eccitante, no? Quindi quelli che seguivano Fra Leone, questi, poi comincia a costruire una chiesa, l'ultimo che era confratello, poi che anche stava confratello, ha detto, ah, ma qui quella chiesa che fa costruire, che la gente va a Assisi a vedere queste cose, lui non sarebbe stato contento di questo. Ma allora come? Se lui non era contento di questo, ma che cosa hanno capito? Per questo che molti mi hanno chiesto, ma tu perché li fai questi video? Ma io potrei chiedere a te, ma tu perché li guardi?
io potrei dire che faccio questi video come lavoro, ma non è vero perché a me nessuno mi paga, o come hobby, così, no? Io mi alzo la mattina e dico, ma oggi cosa faccio? Ma faccio un video. Tu di, e che titolo? A che titolo? Ma titolo tipo, siamo spiriti eterni, siamo spiriti liberi, possiamo liberarci dalle maschere temporanee. Non ti piace il titolo? Prova a dire, no, non mi piace. Non mi piace. E cambia canale, che cosa, io non cambio. Allora, quindi discussione tra chi fa il video e chi non gli piace. Ecco. Scusi, ma lei chi è? Adesso faccio Alzheimer io. Faccio Alzheimer, scusi, lei chi è? Tu dici, io sono il figlio di Parkinson. Allora, no. C'è questa qua delle Iene, che è andata dalla Brigliadori a dirgli che è una mistificatrice, dalla Mereula fatta buttare fuori dall'ordine dei medici. Poi gli è preso un cancro e mentre faceva la chemio ha scritto un libro dicendo che il cancro è un dono. Tutti i malati di cancro hanno detto, no, scusa, allora meno doni, no? È come quelli che dicono, i figli sono un dono di Dio. Sì, però ne muoiono talmente tanti di fame, di lebbra, di vomito, che doni fa? Io quando andavo ad aprire una scuola in Africa, con degli amici in Kenya, tra Malindi e Watamu, in mezzo c'è una zona dove non c'è turismo, c'erano i poveri, abbiamo aperto una scuola. E questi continuavano a fare figli. Io ogni anno, c'è anche una foto, c'era la scaletta, no? Ogni anno figlio. Io dicevo, ma perché fai figli? E questi mi dicevano, ma noi non facciamo i figli. Ma come, scusa, non sei tu il padre? I figli sono un dono di Dio. Allora digli che non li vuoi più i doni. Ma come un dono di Dio? Ma è possibile che per fare un figlio su questo pianeta due devono scopare? Uno dice, scopare, prendi una scopa. Cioè, no, tu bisogna che impari a vivere, io bisogna che ti regalo una scopa, no? Allora, la strega, stavo per dire una parolaccia, ma la strega dove ce l'ha la scopa? Ce l'ha... come scopa quella, cioè, poi lei il manico davanti però, no? C'è la simbologia, cioè, no? Quindi due scopano, cioè hanno un rapporto intimo, quindi noi siamo figli di un atto sessuale. L'atto sessuale, io quando ero bambino, ma fino, poi io sono nato nel 1946, quindi fino a quando i 15-16 anni, sentivo dire da mia nonna, nessuno mi ha spiegato come nascono i bambini, li porta la cicogna. Tant'è che molti anni dopo ho sentito una barzelletta, la dico? Prego. C'è la barzelletta dove c'è Pierino che dice, zia, come mai che non hai figli? E la zia, sai, dice, sai che le zie sanno tutto, più quasi tutto. Dice, Pierino, la zia non ha figli perché la cicogna non gliel'ha portati. E sai cosa rispose Pierino? No. Zia, cambia uccello, nel senso, no. No, beh, che i bambini li portano un uccello, sarà capito. Che tipo di uccello? E ridi che... peccatore, è un peccatore questo qua, è la classica faccia del peccatore non pentito. Allora cambio uccello, poi è nata una linea vegetariana che i figli li trovi sotto i cavoli. Io ho visto delle cicogne, non so, che poi sta cicogna poveraccia c'aveva pure un telo che non si capisce che con questo bambino fuori che fa, cioè, io ho sentito mia nonna dice, ah, quella là non ha figli perché la cicogna non gliela portavi. Ma quali genitori chiamano i figli e gli dicono, mi facciamo vedere, ma vedere magari, no, almeno spiegare, come siete nati, come siamo nati? Allora, la mamma era nuda. Beh, almeno un po' nuda doveva essere, no? Cioè. E i figli fanno, la mamma era nuda. Allora, in genere la figlia fa, e papà anche. Ah, eravate nudi, sì. E poi,
Allora dopo la madre fa, tuo padre, perché poi ognuno dei genitori, quando uno dei figli si comporta male, dice che ha preso dall'altro, no? Tuo padre poi si è eccitato, sai com'è, cielo duro. Cielo duro, molti pronunciato così, cielo, pensavano al cielo. No, invece ce l'ho, la posso, ce l'ho duro, gliel'ha messo dentro. Uno, dentro dove? Gliel'ha messo dentro. Cioè, quindi, ma la maggior parte, io mi ricordo, io ho una memoria che mi ricordo le vite precedenti, ma questa ancora di più. Nessuno all'asilo, all'elementare, alle medie, neanche al liceo sapeva ma come siamo nati. Perché poi, quando nascono i figli, va in crisi la sessualità dei genitori, che devono avere rapporti sessuali, scopare il silenzio. Non senti neanche il rumore della scopa, cioè proprio... Shh, che stanno dormendo. E beh, è meglio che sappiano come è andata, no? Quindi siamo figli di un rapporto sessuale. La filosofia indiana spiega in sanscrito che i problemi del pianeta Terra sono creati dal Varna Samskara, dai figli non desiderati, cioè quasi tutti. Cioè io sono nato, so che mia sorella è nata, mia fratella, però mica li volevano, però una volta lì, cioè, quindi uno, no? Immaginate di andare a cena a casa di uno che conoscete, sono 8 persone, vi sedete mentre mangi così, gli altri 7 dicono: ma questo qua chi l'ha invitato? Ma mica lo voleva macellare. Uno dice: vabbè, allora me ne vado, no? Ecco, quindi solo che uno si alza se ne va, ma una volta dentro dove va? Per quello che la maggior parte, mo dico, ma perché uno prima di nascere è lì così? Perché è un disperato. Dice: ma dove? Dove sono? Quindi io sono figlio di un rapporto sessuale così non desiderato, non il rapporto sessuale, figlio. Quindi sono un effetto collaterale non desiderato, come la maggior parte. Poi ho chiesto in giro più o meno, ecco, no? Poi è chiaro, guerre così, perché uno che non è desiderato viene fuori nevrotico, allora si mette la maschera di ferro, aggressivo, violento, arrabbiato. Ma queste maschere non servono a niente, noi siamo eternamente smascherati. Se io faccio un film, l'uomo smascherato, non lo va a vedere nessuno, tutti vogliono vedere l'uomo mascherato, i supereroi sono tutti mascherati, fanno i corsi di educazione sessuale, che anche un esperto di sesso non ci capisce niente, figurati uno che non ha avuto rapporti sessuali. Cominciano, viviamo in un mondo di pene, uno scrive pene, mondo di pene, con pene, cominciano la vagina, l'utero, il pene, gli spermatozoi, partono in 500 milioni, a stento uno arriva, è chiaro che quando arriva è stanco, cioè uno arriva nel collo dell'utero e c'ha già 500 milioni di fratelli morti. Arriva, se mette lì, fa. Onore ai caduti, no? Cioè, no? Poi nasce, vede due che gli fanno: figlio mio, fa, ma questi chi sono? Cioè, ma il bambino piange. Molti mi hanno chiesto: ma perché ho un figlio che piange? Anch'io, se vedessi voi due, piangerei. Nel senso, non può scappare, non può parlare, no? Dico: ah, figlio mio. Poi, oltre ai due, perché guardiamo le maschere. Allora, io nasco, due dicono: figlio mio, quindi mi metto la maschera figlio. Poi arrivano 4 nonni, 2 di padre, 2 ma nipotino, quindi io c'avevo già la maschera di figlio, c'ho pure quella di nipotino. Poi magari nasco in una famiglia, come è successo a me, mia sorella era già, no? Era già là. Io quando sono nato, per fortuna appena nato, non ho visto subito mia sorella, però dopo un po', perché viveva con mia nonna, insomma, alla fine quando mi ha visto ha detto:
E questo cosa è venuto a fare? Vabbè, ma dico, oh, già volevano fare l'aborto, più la sorella che dice questo cosa è venuto a fare? È venuto a creare problemi, no? Sono un creatore di problemi, che cosa, questo cosa è venuto a fare? Gelosia, rivalità, chi è il cocco di mamma? Ma cocco d'è, eh? Ma tu, se io dico una barzelletta, ridi o non ridi? Rido. Allora c'è una gallina che continua a dire cocco dè, a un certo punto becca un sasso e dice cocco dio. Allora, ma non ridere sta cosa, no? Sono cose serie, no? No, ma ridi invece. Perché poi questo qui, quando era bambino, se rideva veniva sgridato, se parlava veniva sgridato, poi dopo cresce fa non ride mai, non parla mai, e l'hanno sgridato. Giusto? Non ti toccare. Io prima di fare la comunione, me lo ricordo, prima di fare la prima comunione, ho detto, allora se vai lì, apri la bocca, ah, quello ti mette un'ostia che non sa di niente, quindi Dio non sa di niente, no? Almeno in India vai in un tempio, ti dicono Prasad, misericordia, almeno sa di zucchero. Ti piglierai il diabete, però vai, né? Coma diabetico, cominci a vedere Vishnu, 4 braccia, 10 braccia. Invece qua non sa di niente, no? E poi cosa devi fare? Mandi al catechismo, devi, allora fai così, ah, è teologico, così, non, adesso dicono di mordere, non mordere, ti è rimasto solo lì. Poi che devi fare? Metti le mani così. E quando sei così cosa fai? E lì vedi Dio, ma nessuno ha avuto il coraggio di Dio, non ho visto nessuno. Perché se tu dici poi che hai visto Dio, ti dicono che sei un indemoniato. Perché se lo dice, ho fatto la comunione, ah bravo, comunione con chi? Con Dio, sì. E ho parlato con Dio, ma come hai parlato con Dio? Sì, ho parlato con Dio, ho parlato con l'onnipotente, onnipresente, onnisciente. Gli ho fatto una domanda, e che domanda gli hai detto? Gli ho detto, ma i tuoi rappresentanti chi sono? E lui mi ha risposto, me lo chiedo anch'io, chi sono questi? E io ho detto, ma non sono autorizzati da te? Da me! Ma figurati, se io che sono, onnisciente, onnipotente, onnipresente, mi faccio rappresentare da 4 pirla? Io gli ho detto, guarda che non sono 4, fossero 4, ma la cavo, sono più di 4. Loro dicono che sono così, ho letto il regolamento, il Vaticano, il Papa, sotto c'è scritto il servo dei servi, però intanto non ha servito nessuno, cioè il servo dei servi che si fa servire. È come le banche dicono mettete i soldi da noi che è un mondo di ladri, così le freghiamo noi. Oggi il regolamento bancario prevede che se una banca ha ricevuto 100 miliardi deve tenere 2,5 in contanti e il resto mangia. Cioè, dov'è? Cioè uno crede che una banca abbia tutti i soldi che ha ricevuto. No, no. Eppure c'è gente che continua a mettere soldi in banca. Dicono, ma se li tiene a casa te li rubano e in banca sono già rubati. Anzi, tu vai in banca, non devi dire prima che vuoi soldi. E perché? Io ho messo 100.000 euro in banca, sì, li rivoglio subito. Come dire, ma guarda che non sono mica suoi. Ah, non sono miei? Eh no, poi devi dirlo prima. Poi puoi ricevere solo un tot ogni giorno. Quindi i ladri creano altri ladri legali, le banche. Insomma, molti non sanno cosa vuol dire bancarotta. Sai cosa vuol dire bancarotta? No. Una banca, un banco, un bancone che è rotto. Come c'è gamba rotta. Perché? Chi è che ha inventato i soldi? Pare gli italiani. Gli italiani nella loro creatività, oltre ad essere poeti, navigatori, anche hanno creato i soldi. Uno andava al mercato, si fa dare i soldi, perché i soldi erano o d'oro o d'argento. Dice dalli a noi e ti danno la ricevuta. Se tu poi andavi con la ricevuta che rivolevi i soldi non te li davano, arrivavano le guardie e spaccavano il banco. Per cui bancarotta, e che davanti a lui arrestavano quello lì, oppure quello era già scappato, e spaccavano il banco. Quindi bancarotta vuol dire che quello che aveva chiesto i soldi non li ridava indietro. Uno Stato
per emettere dei pezzi di carta doveva avere l'equivalente in oro e in argento. Adesso non c'è neanche l'equivalente in acqua, è solo carta. Carta. Quindi stampare 10 euro, 100 euro, 1000 euro o 500 euro è sempre lo stesso pezzo di carta con colori diversi. Dove stiamo vivendo noi? Noi stiamo vivendo in una società che non è utopistica, non è illusoria, è falsa. Falsa. Cosa vuol dire falso? Che rispetto a quello che dice di essere è esattamente l'opposto. Se noi viviamo in Europa, dicono l'Europa ha detto, ma l'Europa non è una persona, ci sarà un Parlamento, una Commissione, oppure dice Stati Uniti da me, ma uniti da chi? Le Hawaii sono diventate uno Stato americano, l'hanno invasi, eccetera. La Francia ha dei territori che non chiama colonie, territori d'oltremare, per cui Tahiti è Francia. Le isole Réunion, di cui nessuno parla, sopra tra le Seychelles, Madagascar, cioè, è Francia. Però si chiamano territori d'oltremare. Dice, e l'Inghilterra? E l'Inghilterra pure. L'Inghilterra c'ha Gibilterra. Ma che c'entra Gibilterra con l'Inghilterra? È che hanno messo lì un po' di loro così. Allora che cosa fa la Spagna? Siccome l'Inghilterra ha preso Gibilterra, loro hanno preso Ceuta, hanno preso due territori in Africa. Cioè, quindi la Spagna c'ha ancora le colonie, l'Inghilterra c'ha le colonie, eh? La Francia c'ha le colonie, l'unica che non c'ha le colonie è l'Italia. Ma l'Italia c'ha le colonie, la Sicilia è una colonia, cioè nel senso che c'era il regno Sabaudo con i Savoia. Ecco, in Savoia, io da bambino, adesso è un po' di anni che non li vedo, si erano fatti, siccome erano un po' sdentati, dei biscotti, perché i biscotti tendono ad essere duri, infatti i savoiardi no, masticavano bene, no? C'era una mia amica che era uno chef cuoco, gli consigliai di fare dei biscotti duri e venderli. E lei mi ha detto, e come li chiameresti? Menatoni. No, perché avevo visto che c'erano biscotti, si chiamavano curumiri. Dei biscotti duri chiamati menatoni. Uno dice, oh, che menatoni. Quindi questo che cosa fa? Hanno invaso uno stato straniero. Cioè dice, Garibaldi ha creato l'Italia. Garibaldi ha fatto uno spot promozionale, poi arrivati i Savoia, con i savoiardi, 130.000, e chi si ribellava veniva fucilato sul posto con l'etichetta brigante. Allora i vari proprietari latifondisti, per non far pagare le tasse allo Stato, imponevano il pizzo, cioè il pizzo è una tassa dei proprietari terrieri. Passano gli anni, in Sicilia c'è la famiglia, mafia vuol dire famiglia, in Calabria la 'ndrangheta, la camorra in Campania e la Sacra Corona Unita, pensa che no, in Puglia. Poi qualcuno geniale dice, qui dobbiamo disperdere questa gente, allora prendiamo una famiglia dalla 'ndrangheta e la mandano a Bolzano, li ho conosciuti, ecco, così lì a Bolzano smettono di fare i criminali, invece loro invitavano altri calabresi, no? Quindi mandare al confine, ha esportato la camorra, la mafia, Sacra Corona Unita, in tutte le parti d'Italia dove non c'era, no? Perché il lupo perde il pelo ma non il vizio, quindi se io piglio un lupo e lo prendo da una zona, lo metto in un'altra zona, quello continua a fare il lupo. Non è che se io prendo un lupo in Umbria e lo metto nel Lazio, quello smette di fare il lupo. Continua a fare il lupo, dunque va, perde il pelo, ma non... Il vizio. Che vizio hai tu? No, beh, dalla faccia si capisce subito. Secondo me lui ha satanato il sesso.
Io l'ho già detto in un'altra conferenza, come fai a saperlo? È semplice, tutti sono assatanati di sesso, perché viviamo la società della repressione sessuale, che si divide in due. Falsa repressione, per cui la donna, Eva, è il peccato, per cui dopo ci sono gli omosessuali e i pedofili, quello invece no. Uno si chiederà, ma perché cardinali, vescovi sono pedofili? Perché penso che il bambino è un angelo, quindi loro non fanno peccato, fanno il sesso con l'angelo, invece la donna è figlia di Satana. Vado, comunque lo sai, regolati, no? Dice, ma veramente? Perché loro hanno fatto la res ligo, la cosa che unisce. Prima c'era, al tempo dell'antica Roma, la res pubblica, la cosa pubblica. Poi, quando hanno visto che la res pubblica andava in crisi, hanno creato la res ligo, la cosa che unisce. Non a caso chi è stato quello che ha militarizzato la cosa che unisce, la religione? Un generale, Costantino, che poi pare che l'hanno fatto anche santo, dove è nato? In Serbia, tutta gente per bene. Serbia, terra di santi, di donne pie, sante, no? Cioè, non hanno mai ammazzato nessuno, cioè tutta gente per bene. Infatti lui diceva, ma io qua che sono al centro della Valpadana, in mezzo, Mediolanum, Milano vuol dire che sta in mezzo, Mediolanum. Io sono qua a beccarmi gli attacchi dei galli, che non è i galli quelli col becco, cioè i barbari. L'umidità, perché là c'è un'umidità, è a Roma la dolce vita, c'è già lui, dice, la dolce vita Fellini, ma quale Fellini che 2000 anni prima di Fellini, cioè, Massenzio cosa aveva fatto? Aveva fatto come fanno le star di Hollywood, c'aveva centurioni vuol dire cioè 100 assatanati, così. Solo che cosa fa il generale Costantino? Manda alcuni dei suoi e scopre che tutti gli schiavi erano stati coinvolti dal credo cristiano, siamo tutti figli di Dio, no? Quindi manda alcuni in incognito che sobillano la folla, poi lui avanza e i famosi centurioni le pigliano da destra a sinistra e Massenzio. Però lui dice, qua a Roma c'è il karma si chiamava tu me la pagherai, è un modo di dire romano, no? Tu me la pagherai. Allora lui piglia e va a Bisanzio, cambia il nome in la città di Costantino. Come se avessi fatto, io adesso vado e faccio Cerquetopoli, la città di Cerquetti, no? Infatti là ha rifatto l'arena, ha rifatto tutto quello che gli pare, perché dice, ma sei matto? Io sto a Roma, quelli ti avvelenano, sei trasferito, quindi c'era la chiesa di Roma, la chiesa di là, ed è lui che mette incinta una, nasce uno, insomma due secoli dopo nasce uno, Giustiniano. Questo Giustiniano, allora, adesso si chiama Istanbul, parte come Bisanzio, poi Costantinopoli, poi cambia nome tre volte, Istanbul. Questo qui gira con, anche lui sempre sta storia dei centurioni, no? Cioè, tutti con i mantelli, poi coltellacci, cos'è? E va al Gran Bazar. E che cosa scopre al Gran Bazar? Che là si divertono, perché lì arrivano le merci dalla Russia, dall'Oriente, dall'Africa, cioè era uno dei punti di incontro di tutti i mercati asiatici, europei, africani e paesi dell'est. E vede una ballerina. Che era la figlia del domatore di orsi, perché lì c'era anche, sai, no? Come dire, oggi McDonald's, per dire, cioè c'era Dolce Vita, cosa, business, no? Commercio di oppio, di tutto, c'era hashish. Allora invita la ballerina a corte, Giustiniano, e questa si porta il suo equipaggio, no? Porta il peggio del Gran Bazar, cioè cresciuta col padre che
faceva così il giocoliere con gli orsi, questa poi la ballerina, capirai, no? Non potendo farla fuori, gli astrologhi di corte, anche se erano cristiani, perché fino al 1500 anche la religione cristiana credeva nell'astrologia, non potendo farla fuori, cominciano a mettere il gossip, già nasce, che cosa diventa questa la prossima incarnazione. Perché in questa oramai aveva cuccato Giustiniano, molti dicono il narghilè, sì, ma che ci metti nel narghilè? Se ci metti l'hashish, sesso, droga, mancava il rock. Sesso e droga, Giustiniano era strafatto, stracotto. E lei chiede, poi lei si converte, adesso abbiamo un suo discendente, Teodoro, ecco lui, il nostro avvocato, si chiama Cristiano di nome Teodoro, lei si chiamava Teodora, mandata da Dio. Mi sembra, mi ricordo che c'erano certi atei che dissero, esistenzialisti, no? Del dopoguerra, grazie a Dio sono ateo, cioè, l'ira di Dio sono ateo. E quindi fa eliminare, trovate tutto nel libro che ho scritto, La scienza eterna della reincarnazione, Giorgio Cerquetti, nome provvisorio, però insomma, fa eliminare la reincarnazione, che era sostenuta da origine pari della Chiesa, quindi tutti. Sant'Agostino, visto che aveva molto tempo libero, pregava a Dio, aiutami a ricordare le vite precedenti. Se sentite un cane che abbaia, chiudete la finestra. Werther, riprendi Werther mentre fa sto servizio. Fatti riprendere. No, fatti riprendere mentre fai il servizio. No, non riaprire. Insomma, in poche parole, Werther, vatti a stai comodo. Ma sapete che perché abbaia il cane? Perché io dovevo dire una frase già da 10 minuti. I cani abbaiano e la carovana avanza. Allora sto cane mi ha sentito, io non posso neanche più pensare una cosa che persino i cani mi dicono, vai, vabbè, no? I cani abbaiano, la carovana avanza. Quindi elimino la reincarnazione e dal 550 d.C. fino all'Inquisizione cattolica, tutti quelli che parlavano di reincarnazione fatti fuori. Però nonostante tutto c'erano dei gruppi che ancora parlavano di reincarnazione. Insomma, c'è un gruppo cristiano chiamato i catari. E noi dice, cataro che vuol dire? È semplice, cataro vuol dire puro, catari frangente vuol dire che riflette la luce, catari frangente, no? Allora il Vaticano, che aveva un esercito, perché avendo i soldi si permettevano anche un esercito, e i generali dicono, ma qua ci avete detto di ammazzare tutti, ma ci sono anche donne e bambini. E il Papa rispose, ammazzali tutti, tanto Dio poi riconosce i suoi. Ma come? Non sono tutte creature di Dio. Cioè, ammazzali tutti, tanto poi Dio riconosce i suoi. Ma perché qualcuno non l'ha creato lui? Se vai da un vescovo, da un teologo, da un monsignore e gli chiedi, ma perché Dio crea gli zoppi, i ciechi, i malati, mica risponde, non risponde. Te fa vedere la foto del bambino Gesù, te fa vedere la foto di uno che sta bene, ma perché crea anche quelli là? Cioè ogni tot bambini gliene viene uno male? Ma che cosa crea? Ora, va bene, facciamo così, nessuno è più ammalato, mettiamo che per 3 anni non nasce nessun malato, però peccatori sì. Quindi si prende il bambino, gli si mette la maschera finale, quindi la maschera iniziale, figlio, nipote, fratello, poi c'è la maschera finale, quella che ti dura tutta l'incarnazione e anche dopo, peccatore, peccatore. Quindi ammazzi uno, peccatore, ammazzi 10, peccatore, e no, ci dovrebbe essere la differenza, e no, peccato mortale. Poi addirittura nel peccato c'è veniale e mortale. Tu sai la differenza? Sì. Sembra che ti stai confessando, che sì, che cosa? Dimmi un peccato veniale. Non sa niente, non sa, ecco, io sempre con gli ignoranti ho a che fare, ecco, abbiamo un ignorante, un amico però, un amico ignorante è meglio di un ignorante amico, non so quale dei due.
Sì, ma se uno si fa una sega, è veniale o mortale? Mortale. Perché? Non lo so. Ma tu non sai niente. Ma io, infatti, sembra quasi che io pago uno come lui per farmi fare bella figura. No. Cioè, ma quando uno ha fatto un peccato mortale, poi è licenza di uccidere, perché che uno ne ammazza uno, ammazza 10, va all'inferno, quindi oramai è licenza di uccidere. C'è uno dei film di James Bond, no? Licenza di uccidere. Sai perché si chiamava 007? No. Perché con uno zero solo non potevi uccidere, con due zeri avevi la licenza di uccidere. Ma dico, ma qui io dico una cosa, ma è possibile far film così? Licenza di uccidere. Ma ti sembra giusto che uno c'ha la licenza di uccidere. Quindi che cosa? Il bambino e la bambina vengono traumatizzati dalla parola peccatore. Ma gli ebrei cosa dicono? Noi siamo il popolo di Dio, e gli altri chi se ne frega. L'Islam, che è l'ultima religione monoteista, ha trovato la perfezione, perché ha diviso in due, fedeli, infedeli. Io per molti dell'Islam sono un infedele. Lo sapevi? No, tu lo sai chi stai frequentando? Un infedele. Un infedele. Ma sai come potrei salvarmi io? No. Convertendomi. Un convertito, che non è un invertito. Ma cosa? Ma come fanno in tre, di tre religioni diverse, ad ammazzarsi in nome di Dio? Uno dei tre si sbaglia, due su tre si sbagliano, o forse tre su tre si sbagliano. Bisognerebbe fare dei monumenti, no? Prima ho detto di quella là, adesso il nome non lo ripenso, noi ci parli solo di quello. Bisogna fare anche il monumento a quelli che non si convertono. Noi dovremmo avere delle strade piene di monumenti ai caduti, alle troie, ai convertiti, ai non convertiti, agli invertiti, cioè una sfilza di monumenti. No? Ma convertito che cosa? No? Sì. Io una volta ho chiesto a un prete, ma perché se uno dice che Dio è un cane, è una bestemmia? Perché è una bestemmia, ma chi l'ha detto? Ma il cane non è una creatura di Dio, sì, e allora? Cioè, allora io se dico padre e figlio è una bestemmia, perché il figlio è tuo figlio, cioè tua figlia, vabbè, lo stesso, anzi, peggio, la figlia è ancora più bestemmia, no? Cioè, ma chi l'ha creato il porco? Uno stava per dire, con la D comincia, no. Infatti, come dico, ah, ma quelli lì sono un branco di figli di puttana, sempre la donna, no? Ma nessuno ci fosse dice, quello è un branco di figli di clienti. Ma di chi? Clienti di chi? Perché, sai perché non si dice figlio di un cliente? No. Perché il cliente ha sempre ragione, quindi, e lui paga. Hanno fatto 3.000 campagne contro la prostituzione, contro c'è fosse stata una campagna contro i clienti, mai. Te continuo a far vedere foto anche di donne che io, queste prostitute hanno una salute, ragazzi, in pieno inverno, mezze nude, mini slip, non si vede un, stavo per dire, non si vede un cliente neanche a pagarlo, no? Invece sarebbe, perché sono loro che pagano. No, ma guarda, sta storia che il cliente ha sempre ragione. Cioè, vogliono multare giustamente quelli che vanno in spiaggia a vendere roba taroccata. E il cliente, anche lì ha torto. Adesso ho fatto una legge che se tu compri in spiaggia, non so, un borsellino Dolce & Gabbana, tu sei in torto, perché non lo dovevi comprare, ecco. Però se uno va da una e gli dice ti do gli euro e lei fa e io ti do la fega, poi non ti do, poi ecco, vedi, il linguaggio muove le energie.
No? Io ti do la figa, quello la prendo e la porto a casa, no, io prendo cazzi. Io ho visto degli uomini che quando gli ho spiegato che le donne prendono cazzi, ha detto, ma Giorgio, ma cosa dici? Dopo anni di studi, con statistica alla mano, ho scoperto che nessuna donna l'ha mai data. Ma che cosa? Quella cosa che, a cui pensi notte e giorno. Non la danno, loro prendono. È per questo che gli uomini hanno paura. Perché quando una donna acchiappa uno, lui pensa, come ha beccato me può beccare un altro. E io ho detto ad alcuni uomini, tu sai chi sei per una donna? L'antipasto. Quello non capiva, l'antipasto. Cioè, tu sei l'antipasto, poi c'è il primo, il secondo, la frutta, il dolce, il caffè. Io l'antipasto, tu sei l'antipasto. Anzi, a certi che facevano un po' i frustaccioni, gli ho detto, tu sei un aperitivo. Un aperitivo. A quelli che erano un po' mezza sega, ho detto, tu sei uno snack. Fa, come snack? Dico, poi cosa fa quella, dopo aver preso lo snack? Aspetta il primo. E vuoi che dopo non ci sia il secondo? Più portate? Capisci l'importanza, le portate? Quindi uno trova una, gli viene subito in mente questa, dopo di me becca un altro. E quindi molti sono gelosi, anche se lei non ci pensa, sono gelosi. Ma come si fa che l'ONU ancora non ha ancora preso una posizione? Sono andati da Saddam Hussein a dire che aveva le armi di distruzione di massa, e non era vero. Un milione di morti in Iraq è distrutto. Sono andati in Afghanistan, hanno messo bombe che esploderanno nei prossimi 4.000 anni. Non hanno fatto niente sul fatto che hanno tagliato il clitoride a 300 milioni di donne. Ma se tu vai in un bar e dici a uno, scusi, proprio una domanda, che cos'è il clitoride? Ah, non lo so, no? Sembra un nome di dentifricio, no? Che dentifricio ha il clitoride? Usa. Ma come ti lavi i denti? Metto il clitoride, lo spazzolino, no? Ma è possibile che noi viviamo in un pianeta dove ci sono 300 milioni di donne che gli hanno tagliato il clitoride? Poi molte sono anche morte, poveracce, no? E l'ONU che fa? Niente. L'ONU aspetta sovvenzioni. L'Italia non so quanti centinaia di milioni di euro ogni anno dà all'ONU. E l'ONU cosa fa? Mentre Gesù ha detto lasciate che i fanciulli vengano a me, l'ONU fa lasciate che gli euro, i dollari, le sterline vengano qua, che qua noi sappiamo come spenderli. Sapete come li spendono? Non lo sa nessuno, però li spendono. Non c'è un rendiconto. Cioè l'ONU è l'Organizzazione delle Nazioni Unite, dove alcune di queste nazioni sono in lotta tra di loro. E quindi che cosa le tengono a fare? Ma è possibile che nel 2018 l'Arabia Saudita, che è il paese più medievale del mondo, sia responsabile della Commissione dei diritti civili e umani dell'ONU? È come prendere uno che ha fatto una rapina in banca e metterlo a capo della banca. Sai chi ha fatto una mossa del genere? L'Enel. L'Enel aveva un grande nemico, la Lega Ambiente, il cui capo, un certo Chicco Testa, che già uno che si chiama Testa di cognome, cioè Chicco, no? Questo qui, da presidente della Lega Ambiente, che è stata quella che ha impedito all'Enel, sì, stavo per dire pure all'ONU, di fare le centrali nucleari, è diventato da presidente della Lega Ambiente a presidente dell'Enel. È notevole, no? Io quando ero negli Stati Uniti avevamo beccato con una valigia di marijuana il presidente della Lega contro la diffusione della marijuana. Lui era così sicuro che girava con una valigia. Perché noi abbiamo due tipi di criminali. I criminali dilettanti e quelli organizzati. Quelli organizzati legalizzano. Mettono la divisa, le stellette. Pensate anche a questi militari.
le stellette. Poi c'è la gerarchia, quindi Costantino a un certo punto militarizza tutto. Mentre prima c'erano tante piccole comunità dove il guru era chiamato padre, no? Uno parte chierichetto e se gli va bene diventa papa, no? Cioè è come la maratona di New York, partono in 50.000, poi c'è il primo, il secondo, il terzo. Partono 50.000 chierichetti, uno diventa papa, 500 diventano vescovi, no, 1.000 diventano cardinali, 2.000 vescovi, cioè strada facendo uno vince e gli altri no, però la partenza a tutti i chierichetti. Ma è possibile che ci sono migliaia di casi di denuncia, di crimini sessuali, che vengono fatti passare con una parola che è anche simpatica, pedofilia, eh? È come filatelia, prova a dire io sono un filatelico, dammi la mano. Io sono un filatelico. E io un pedofilo, cioè tutto filo, è quello, io esterofilo, lui, siamo un club. Pedofilo vuol dire amico dei bambini, invece è criminale. Non è filo, filo qua te lo metti, è pedofilo. Ma è possibile che uno manda i figli all'oratorio, al catechismo e questi vengono abusati sessualmente? Però il linguaggio muove l'energia, non lo chiamano crimine sessuale, pedofilia. Un altro scandalo non è la parola sessuale, ma la parola prima. Per cui uno che fa sesso con uno di un sesso diverso è eterosessuale. Uno, io faccio sesso con lui, omosessuale. Poi adesso c'è la New Age, bisessuale, maschio, femmina, basta che si muove, no? Ultimamente c'è la, no? Io, Madonna, Lady Gaga, che me ne frega a me. Poi dicono che Lady Gaga ha detto, ma io rispondo, ma che me ne frega a me di Lady Gaga? Cioè, però come fai a beccarla? È che ti arriva di traverso. Io sarei contro la pubblicità stradale, perché è una violenza. Io non accendo la televisione, non compro i giornali, non accendo la radio, invece vado per strada, shboom! La cop sei tu, sì, sei tu. Vai là, prova a toccare una cosa dicendo è mio, vedi che succede, no? Prova nella coppa a dire sono io. E io chi? Sei socio? Mi chiedo, ma sei socio? No, io sono la coppa. Non avrai altra coppa al di fuori di me, che vi faccio 10 comandamenti coppa. Quindi, vuoi liberarti dalle maschere temporanee? Allora, già tanto accettare di essere nome Giorgio, cognome Cerquetti, nato in Italia. Ma che me devo mettere? La maschera di figlio, di fratello, di testimone di chi? Una volta uno testimone di Geova gli ha detto di Genova, si arrabbiava. Vabbè, Geova, in Italia Geova sembra Genova. Insomma, molti non sanno la parola jeans da dove viene. Lo sai da dove viene? Da Genova. Ah, ma allora c'hai i tuoi informatori. Io ho trovato gente di Genova che non lo sapeva, pensa che i jeans venivano dall'America. È un tipo di cotone fatto a Genova che in inglese diventa jeans. Vuoi che te ne dica l'ultima su Benetton? Benetton, mai sentito sto nome? Sì. Benon, Benetton? Benetton. Allora, molti si chiedono, ma Sisley che vuol dire? Ve lo siete chiesto anche voi, anch'io me lo sono chiesto. Poi una mia amica ebrea, Rebecca, a Los Angeles, sapendo che io ero italiano, io ho vissuto 9 anni negli Stati Uniti, varie parti, a New York, a Atlanta, ma la California, ho anche la green card, mi ha detto, Giorgio, you are Italian, cioè io non me ne ero accorto di essere italiano, l'ha detto, tu sei italiano, vabbè. E mi porta in un ristorante,
c'era scritto Sisley, e uno pensa che è di Benetton, no? Invece era un ristorante di italiani del sud. Entri, tovaglie quelle a scacchi rosso e bianco, il fiasco quello impagliato, pizza, pomarola, ma... Io, ma scusa, ma questi Benetton, fa Benetton chi? Perché lì sai, California. Dico, ma perché si chiama Sisley? Si chiama Sisley perché quando arrivavano gli emigranti italiani meridionali, non sapevano l'italiano, figurati l'inglese, no? Allora arrivavano a Ellis Island, che lì davanti, cioè arrivavano, facevano una specie di quarantena vicino alla Statua della Libertà. Ora, per chi non lo sapesse, quella famosa Statua della Libertà è un simbolo massone regalato dai francesi agli americani, quella è stata la libertà, no? E gli facevano un interrogatorio, tu da dove vieni, no? Quelli dicevano Sicilia, loro pronunciavano Sisley, Sicily, Sisley, poi quelli dopo scrivevano Sisley, perché capivano, poi alla fine Sicilia, Sisley è una via, è un incrocio tra Sicilia e Sicily, pronunciato Sisley, cioè, quindi Sisley è come a Brooklyn chiamavano la Sicilia gli italoamericani. Allora mi è venuto il dubbio, ma scusa, ma Benetton, che ha fatto sta linea qua a Sisley, non è che avrà beccato i soldi dei siciliani? Benetton, nomen omen, cioè... Che poi questi Benetton, se facevano i fatti loro, gli è crollato un ponte, No, perché loro partono il ragionamento, i ponti prima o poi crollano, sì, però quando c'è gente sopra, crolla anche la gente sopra, no? Poi la cosa peggiore dei ponti che crollano sono quelli delle autostrade, perché se crolla un ponte qualunque, sfortuna, ma lei è pagato pure. Uno paga, dove vai? Vado a morire, dove? A Genova. Ponte Morandi, quanto doveva durare? 100 anni, ma quali 100 anni? Perché non c'è la manutenzione. Quindi, come si fa a dare la propria vita o la vita degli altri in mano dei privati, dove l'unica logica è quella del profitto? Quindi liberiamoci dalle maschere temporanee, tanto l'unica cosa certa è che ognuno di noi dal corpo che ha dovrà uscire, e se uno rinasce, assorbisce il pericolo. L'altro giorno mi ha detto: Giorgio, una volta ho paura della rinascita, non ho più paura. Dico: allora sei ignorante. Perché nessuno ha paura della nascita, nessuno. Quello che fa paura è malattia, vecchiaia e morte. Quindi quando tu nasci o muori e salti la vecchiaia e la malattia, oppure se fai il percorso naturale è nascita, giovinezza, illusione, malattia, vecchiaia e morte. Perché uno pensa che rinasce, e questo figlio di un medico, uno pensa che per 10 incarnazioni rinasce figlio di un medico, per 10 incarnazioni rinasce con un bel look, mica pensa che rinasce zoppo, però se la mente ha paura rinasce spaventato. Quindi il mio consiglio è: non rinascete, abbiamo già una faccia, un giorno questa faccia non sarà che un lontano ricordo, e un giorno non sarà più neanche un ricordo. Perché? Ma perché uno c'ha altro da fare, che sta a piangere sul latte versato, si dice, no? Lasciate che i morti seppelliscono i morti, che poi in realtà non muore nessuno, quello che termina è il corpo, tant'è che c'è la rianimazione. Anima vuol dire movimento, tant'è che nei villaggi turistici c'è l'animatore, però adesso se uno muore va all'ospedale c'è il rianimatore, perché la morte... Se uno va a parlare con un vero medico, un vero primario, sapete che cosa scopre? Scopre che non si sa più a che ora uno è morto. Qualcuno mi ha detto che fa il trapianto del fegato da un cadavere, ma nessuno può fare un trapianto da un cadavere. Uno mi ha detto: ma cosa fanno da un corpo vivo? Sì. E c'è tutto un commercio di gente che è ancora viva e gli portano via gli organi.
è uno scippo, cioè a uno gli ha rubato il portafoglio, a quell'altro il fegato, a quell'altro i reni, a quell'altro cioè, no. Adesso fanno anche i trapianti di faccia, per una faccia gliela mettono. Noi, ecco, quando guardi sto video fatto nel 2018, sappilo, noi vivremo tra qualche anno in corpi che sono un misto di cellule biologiche e strumentini, li chiamo io, attivatori energetici. Per cui mettere, cioè, questo qui che io ho è un orologio, ma l'umanità non è nata con l'orologio. L'orologio è. Uno dice, ma cos'è questo qui? Questo qui è contro le zanzare, cioè se una zanzara arriva qua, no? Quindi uno dice, che ora è l'ora che te ne vai la zanzara, no? Però me l'ha regalato, uno dice, ah Giorgio, che c'è un bel bracciale, ma non è un bracciale, questa è una piastrina contro le zanzare, però me l'ha regalata, io me la metto, e questo me l'ha regalato anche questo. Quindi dovrei girare così io. In poche parole concludo, trattati bene, tutto dipende da te, non farti ingannare, non sei mai stato un peccatore, puoi fare errori, ma insegna lo yoga Shiva, Yogeshvara, il signore dello yoga, il controllo yoga, abbiamo il potere di trasformare ogni errore in esperienza conoscitiva, quindi non nessuno è peccatore, siamo spiriti eterni condizionati da una cultura autoritaria, patriarcale, monotona, maschilista e repressiva. Possiamo trasformare ogni errore in un'esperienza conoscitiva. E ai bambini, alle bambine, crimine in futuro diranno crimine contro l'umanità quando dicevano dei poveri bambini, delle povere bambine, sei un peccatore, però dovevano trovare un responsabile. E chi è il responsabile? Adamo ed Eva. Ma chi l'ha creati? Dio. E allora è lui il responsabile. Però ti fanno dire, perché poi uno ripete, no? Uno ripete, li ha creati a sua immagine e a sua somiglianza. E quindi, scusa, Dio onnipotente crea due che lo tradiscono. Eh sì. E quindi gli è andata male. Bisogna dire, Dio, con Adamo ed Eva, non so su altri pianeti, ma qua è andata male. E poi lo chiamano paradiso terrestre. Ma com'è il paradiso terrestre? Era un recinto, un giardino, Eden, voglio dire, con i guardiani. I guardiani chi erano? Erano esseri superiori agli umani che hanno cacciato Adamo ed Eva. E Adamo, come tutti i maschi, ha dato la colpa a Eva. E gli ha detto, puttana Eva, porca Eva, ma con chi faceva la puttana sta Eva, che erano in due disperati così, no? Erano due disperati, non si capiva se era più disperata. E poi la domanda è questa, ma questi angeli che hanno cacciato con le spade di fuoco Adamo ed Eva, andate a lavorare, tu vai a lavorare, tu soffrirai, maledizione, cioè Dio prima li crea, poi li maledice. Io se qui ci fosse quel Dio lì, gli direi, ma santo Dio, ma chi l'ha fatto entrare il serpente? Tu che sei onnipresente, non ti sei accorto che è entrato il serpente? Tu non te ne sei proprio accorto, tu no. No, è un amico, noi non lo teniamo come oggetto decorativo, cioè è un amico simpatico. Guarda che se stai male, tu sei la causa di te stesso, quindi trattati bene, diciamolo in gruppo. Caro spirito incarnato, caro spirito incarnato, trattati bene. Trattati bene. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama,